Allora, buongiorno a tutti e bentrovati, buona domenica. Oggi è la Domenica delle Palme. Intanto auguri a tutti quanti. E oggi ci trasferiamo invece a Loreto, dove andiamo ad analizzare appunto un affresco di Melozzo da Forlì con appunto l'entrata in Gerusalemme di Cristo. Un affresco che ci porta praticamente finalmente nel Rinascimento, è come se avessimo fatto un piccolo percorso quasi cronologico attraverso le opere che abbiamo analizzato in queste domeniche e finalmente siamo nel Rinascimento e ce ne accorgiamo anche semplicemente dalla cornice, che è un arco di trionfo, vedete cassettonato con elementi floreali, sicuramente Melozzo da Forlì ha viaggiato, diciamo, molto. E sicuramente è stato a Roma, alla corte dei papi, ha avuto diciamo un ruolo fondamentale anche per la decorazione della Cappella Sistina nel 1475 e quindi ecco che Melozzo da Forlì rappresenta, se volete, quella generazione che è stata la generazione diciamo dei grandi maestri precedenti, se volete, a Raffaello e Michelangelo, che poi rappresentano il Rinascimento maturo. E questi grandi maestri che hanno avuto, diciamo, il grande pregio di riportare finalmente alla luce l'antichità, e quindi ce ne accorgiamo proprio da questa scenografia, da questo arco di trionfo, hanno riportato alla luce, come dire, le volumetrie, la prospettiva, i colori, ma anche il paesaggio. Infatti, come potete vedere, diciamo, la scena è veramente ben, diciamo, suddivisa a livello spaziale. Vedete che abbiamo proprio metà, diciamo, dell'affresco, che è, il primo piano, la parte, diciamo, con il prato, e invece l'altra metà è il cielo, quindi una perfetta, come dire, divisione orizzontale. E sullo sfondo vediamo una serie di, diciamo, monumenti che probabilmente raccolgono quello che Melozzo da Forlì nei suoi viaggi ha potuto vedere, monumenti che rappresentano, diciamo, le parti più significative delle città in cui lui ha operato, e ci stupisce molto perché dovrebbe essere Gerusalemme, e invece, come vedete, è una raccolta un pochino della crème di tutte, appunto, di tutte le città più importanti d'Italia, e tra cui, fra l'altro, insomma, riconosciamo anche un tempietto circolare che sicuramente lui ha potuto vedere a Roma. Il corteo praticamente di Cristo che entra a Gerusalemme, vedete, parte appunto proprio da questo sfondo di monumenti, di edifici e fa dei tornanti di cui fra l'altro noi non vediamo perfettamente le curve, nel senso che l'affresco ha un tipo, diciamo, di spazialità per cui sembra quasi andare oltre i confini effettivi, diciamo, dello spazio dipinto, e questo è tipico, diciamo, del Rinascimento, sfondare lo spazio. Questo arco di trionfo potrebbe essere considerato una finestra da cui affacciandoci noi vediamo invece, come dire, uno spazio infinito. Questo corteo raggiunge appunto il primo piano, quindi vediamo Cristo appunto sull'asina e gente che sta stendendo appunto i mantelli per farlo passare, e vedete ci sono gruppi di personaggi ben bilanciati perché abbiamo un gruppo di personaggi appunto sulla sinistra che probabilmente sono appunto i discepoli, il gruppo di Cristo appunto attorniato dalla folla sulla destra, e invece vedete proprio in primo piano quasi sembrano dei personaggi, diciamo, a sé stanti che stanno discutendo fra di loro, stanno indicando qualcosa, stanno indicando l'esterno dello spazio appunto dell'affresco, si stanno indicando fra di loro, non sappiamo, probabilmente questo è il gruppo dei committenti. È tipico, diciamo, nel Rinascimento porre proprio nel primo piano quasi un tramite praticamente fra noi che guardiamo e poi effettivamente lo spazio del racconto che viene narrato, vengono posti i committenti. È un pochino anche un modo per, diciamo, ingraziarsi questi committenti, questi nobili che insomma pagavano appunto gli artisti. Interessante il fatto che probabilmente il volto nell'estrema destra di questo gruppo, diciamo in primo piano, è probabilmente quello di Melozzo da Forlì. Attenzione perché lui ci sta guardando in una maniera molto laconica, se volete, nostalgica. Sta guardando il pubblico esattamente come poi Raffaello farà appunto nella stanza della segnatura, quindi molto, diciamo, molto importante. Mi soffermo soltanto appunto sullo spazio di questo affresco perché Melozzo da Forlì è stato un grande maestro della prospettiva. Attenzione perché se la prospettiva è stata sicuramente, diciamo, una tecnica che ci ha
aiutati anche a essere più naturalistici. Vedete come, diciamo, si riconosca bene anche l'albero, appunto, da cui si prendono poi appunto i rami, le palme, no? Per osannare Cristo. Quindi proprio l'albero, vedete, è centrale, ci sono dei personaggi che si stanno arrampicando e se volete, diciamo, il punto di fuga è proprio quell'albero al centro dell'affresco. Ecco che se la prospettiva ci dà uno spazio molto razionale che noi riusciamo a seguire quasi come fosse, diciamo, un fumetto, quasi come se fosse un film, no? Riusciamo a seguire quasi i movimenti fra i tornanti, destra, sinistra, che fa Cristo. Ecco che allo stesso tempo la prospettiva un pochino, se volete, annulla diciamo, quella situazione di santità, di ierarchicità, di sacralità che avevano appunto le immagini medievali che abbiamo visto precedentemente. L'impressione che noi abbiamo da questi affreschi, questo come potrebbero essercene, diciamo, moltissime, è che Cristo è effettivamente un uomo che ha camminato con altri uomini. Si voleva proprio porre l'attenzione sulla umanità di Gesù, il suo, diciamo, la sua semplicità, il suo indossare gli stessi mantelli, le stesse vesti che indossavano appunto tutti gli altri, e come dire, una propria presenza appunto di Gesù all'interno di questa storia. E quindi, appunto, questa è una scena che si comprende esplicitamente per una certa committenza, per un certo spazio, in un certo periodo storico. Quindi ecco che l'eternità delle immagini che forse abbiamo visto nel Medioevo un pochino vanno, come dire, a chiudersi. Perché questo? Perché appunto il Rinascimento è un periodo che probabilmente anche dal punto di vista teologico vuole Cristo più vicino all'uomo, più calato nella storia appunto proprio umana, e la vicinanza degli uomini, dei committenti, degli artisti a Cristo è espressa proprio attraverso appunto questo in prospettiva, mettere nella storia eventi che noi possiamo ricordare, possiamo farne memoria, ma la cosa, diciamo, principale è proprio riviverli. E quindi per riviverli si cerca appunto di inserire anche personaggi che sono vissuti in quel periodo.